Buonasera e benvenuti a tutti, benvenuti nel salotto di Granelli in compagnia di Elia Tedesco. Grazie, Ciao! ciao, ciao, ciao a tutti! Ciao Elia, grazie mille per aver accettato il mio invito, Grazie a voi. è un piacere vederti dal vivo. Io ti avevo già visto, tra l'altro, perché ho fatto una breve Sì, incursione sì, sì, sì. quest'estate. Tu sei stato uno dei primi che ha intervistato il personaggio, quindi Bravo, c'è un bel bravo. feeling. E tra l'altro avevamo già un pochino capito. Bene o male, però insomma adesso ne possiamo parlare in maniera più dettagliata Sì. perché il tuo personaggio finalmente ha visto la luce in questa nuova stagione del Paradiso delle Signore, Vito Lamantia, bravissimo, Esatto. il nuovo Presente. contabile del Paradiso delle Signore. E allora iniziamo proprio da questo: come nasce questa avventura nel Paradiso delle Signore? Allora, questa avventura nasce, devo dirti, per caso. Perché è arrivato, io pensavo, sono entrato in questa agenzia importante di cinema, sono entrato questa primavera, era fine maggio. Mi arriva un provino, il primo provino Il è paradiso stato delle Paradiso dei signore. Signori. Tu hai fatto mai il Paradiso dei Signori? Faccio, no, mi piacerebbe, però. È arrivato questo provino, è arrivato questo personaggio, la descrizione di questo personaggio, ma vi giuro, quando l'ho letta, mi sono proprio, mi sentivo Vito già Lamantia. dentro, sì, perché ha questo personaggio, ha un po' di caratteristiche, valori meridionali. Qua io sono nato a Torino, ma sono meridionale di origini. E mi sono visto molto in questo personaggio qua. L'ho studiato, l'ho letto e ho fatto il provino self-tape, reglai, tutto come al solito. Certo, ormai in questo periodo quasi Sì, solo self-tapes siamo. self-tape a manetta, insomma, self-tape. Sono piaciuto al regista, mi hanno chiamato poi direttamente a Roma. Ho fatto il provino su parte a Roma. Sono passate 2 settimane, qualche giorno, insomma, mi hanno richiamato, sei dei nostri. È stato tutto veloce, tutto. È Bello! stata proprio una Una grande. grande fiducia che hanno riposto nei tuoi confronti, perché insomma Sì. dal primo self-tape Sì, sono comunque. piaciuto e ho fatto, insomma, 2 scene, la scena del colloquio che poi abbiamo visto in questi giorni, e poi una scena proprio con uno dei personaggi della serie, ma non dico ancora chi, Vabbè, si è per non fare capito. spoiler, perché qua tutto lo strappetto, perché all'inizio, quel giorno in cui tu mi hai fatto l'intervista, ho fatto altre interviste, ho detto qualcosina in più che poi però ho dovuto Ah, censurare e si è certo, chiuso. ma lì sono belli sedere, insomma, io li conosco, bravissima l'ufficio stampa che cura Sì, il sono Paradiso delle fantastici, Signore, sì. Daniela, ti saluto, Daniela Pio, Daniele e e Francesca, salutate Francesca. Francesca, salutiamo anche Francesca, che veramente gestiscono tutto minuziosamente, però adesso si può parlare di più del tuo Sì, ora personaggio, siamo un po' più perché si è tranquilli. capita un po' la dinamica, si è capito anche chi vuoi conquistare, forse non si è ancora Ma ben sei capito? capito, beh, Perché ancora certo. qualcuno dice, ma chi? Ma Ma palesemente Valeria? Maria, no? Sì, è così Beh, palese? direi di Ma sì. ci possiamo Maria Chiara avvicinare? Russo, altra amica di Granelli La Serie, che probabilmente prossimamente avremo ospite nel salotto, anche lei è una bravissima attrice. Però insomma, diciamo che tra qualche giorno si capirà in maniera più Più definita, definita, no? perché molti hanno detto anche, c'era questa ipotetica storia con Roberto, con Lanni, è Ah, nata anche questo filone. vedi? Poi le venere sono tante, può succedere di tutto, cioè, Vero, questo è da vedere, vero. questo Comunque, è da vedere. devo dire che questa stagione sta già regalando tantissimi colpi di scena, tantissime storie, tantissime dinamiche, È insomma. bella, È bella ben pregna, articolata, bella diciamo pregna. che gli sceneggiatori si Tu divertono. riesci a guardarti? Sì, io adesso mi sto guardando la sera su RaiPlay. Quindi non sei uno di quegli attori che non si può guardare perché sbaglia, perché non si Ma piace allora, mai. io ti dico, io sono di quegli attori che sono autocritico, sicuramente tanto, però mi Però piace sei bravo vedermi. e ci sta, insomma, Cioè, anche mi perché poi piace vedermi. lì è quasi sempre buona la prima, bisogna fare tutto Beh, i è tempi del bello, i tempi paradiso. sono tutti stretti, veloci, velocissimi, che è, diciamo, la bellezza anche di questo tipo di lavoro qua. Sì, è una vera e propria scuola, ulteriore rispetto a Assolutamente. tutte le scuole che hai già fatto, perché tu vieni dal teatro, hai Sì. fatto tantissimo teatro, perché Sì. tu fai parte di una compagnia, la compagnia Spettacolo di Torino. Torino Spettacoli, Torino esatto, Compagnia Torino Spettacolo, Spettacoli. esatto, e ho letto addirittura che tu stesso hai dichiarato che fate praticamente, cioè tu fai 200 spettacoli Sì, all'anno? sì, sì, Ma sì. c'era È sta cosa? vera, è vera. Ma ti Poi. droghi per fare 200 No, non mi spettacoli? trovo. Bevo acqua, Bevi questa coppa che acqua? abbiamo qua. Bevi? Tanta No, però salute.
diciamo che è una fortuna, perché devo dire Beh, che 200 spettacoli l'anno vuol dire praticamente è quasi uno quasi spettacolo al giorno. sì. Cioè, se togli, diciamo, 100. Due terzi dell'anno, in periodi diciamo anche belli, tipo adesso a ottobre c'è stato il Festival di Cultura Classica al Teatro Erba a Torino, e ci sono magari due spettacoli la mattina, uno la sera, che in certi giorni sono concentrati anche tutti insieme. Adesso diciamo che è un po' più complicata la Adesso è più situazione da complicata, gestire. però io in settimana lavoro a Roma, giro, nel weekend volo a Torino. E infatti hai appena terminato uno spettacolo a Torino. Esatto, ho appena terminato il Festival di Cultura Ah, Classica, il giusto? Festival di Cultura, Una no, serie di ho visto spettacoli. qualcosa sul tuo profilo Instagram, Sì. insomma, È stato un un grande successo. riscontro, cioè il pubblico impazzito, ma tu sei uno che diciamo aizza le folle, ho visto un po' di tuoi video anche sul Aizzo canale YouTube, sì, le folle, aizzi mi le piace folle, questo. no, è un piacione, allora è molto bravo No, ma ovviamente. quando sono sul palco, quando sono Ti dietro la telecamera, trasformi. mi sento proprio, sai, a casa proprio. E quindi mi piace proprio, sì, questa cosa di aizzare, di attirare le persone a me facendo la cosa che amo, cercando di trasmettere una passione che ho da sempre, è la cosa che mi piace di più fare al mondo. A teatro lo faccio continuamente, poi c'è un pubblico che comunque si è anche affezionato, il pubblico di Torino Spettacoli, che mi segue da quando ho iniziato, che E noi infatti ne parleremo anche di questa insomma, il cosa, perché percorso è poi bello dobbiamo parlare lungo. di tutte le esperienze. Sì. Qua ormai ti psicanalizziamo, non so se lo Ma guarda, sai. mi sembra bellissimo questo allenamento, è Esatto, stato molto comodo, psicanalisi. Infatti guarda, quello ci stesso. sono i cioccolatini, c'è l'acqua, Ah, quindi ti puoi perfetto, rilassare. perfetto. E infatti, innanzitutto volevo farvi notare che lui appunto ha questo accento torinese che scompare completamente nel Paradiso delle Ma tu lo Signore. senti in questo Eh beh, momento? sì, Si un sente? Perché pochino io non si sente. capisco, ma Sì, si si sente. Io sono del sente. sud, sono meridionale, quindi Ok. capisco subito il settentrionale. Tu sei un settentrionale tipico, perché a livello, diciamo, Sì, visivo, come? sei totalmente meridionale, però Sì. poi nella parlata. Sono nato a Torino, Ti piace è Torino mia come Torino. città? Pensa che io Sì. non ci sono mai stato, devo Non ci sei mai assolutamente. stato? No, Ah, ti mai. dico che, e non lo dico solo io, ma molti che ci sono stati, che non ci vivono, ma che ci sono passati, piace Torino, perché è tranquilla, perché è una città grande, però comunque non è caotica. Roma è Beh, decisamente più sì, caotica. Roma è Bellissima decisamente più caro. Roma. Però ti dico, mi piace vivere a Torino, mi No, ma piace. infatti me lo dicono tutti, è soltanto un po' il discorso della distanza, però insomma si affronta, voglio dire, su 5 ore da Roma più o meno, Sì, 4 ore e mezza, no? 4 ore e 4 ore e mezza, 5 mezzo, ore, ci sono le insomma. frecce rosse, quelle che bazzichi ormai frequentemente, Sì, 4 sì. ore e sei arrivato a Torino. Ormai in settimana è E so praticamente. anche che tra breve farai un nuovo spettacolo, Sì. il fidanzato, come si Il chiama? fidanzato di Il tutte. fidanzato di Questo sarà in tutte. scena questa primavera, però devo decidere i giorni effettivi, però nella pausa, diciamo, delle Primaverile riprese del del Paradiso, Paradiso. insomma febbraio, marzo, insomma Quindi vacanze non ne quel farai, non sono previste ah, quest'anno. vacanze per me È teatro non è andare a vacanza, vacanze, che bello. stare a casa, C'è chi va a c'è un Miami, a lavoro, Dubai, invece chi lavora a Torino, c'è un insomma. lavorone dietro, però nel senso è quello che mi piace. Bene, bene. E tra l'altro ho visto anche sempre da YouTube che tu hai iniziato piccolissimo, cioè questa passione del cinema e del teatro l'hai Sì. sempre avuta dentro di te. Cioè al liceo già studiavi recitazione in qualche modo? Allora, no, non ho studiato al liceo, ho iniziato a studiare proprio dopo il liceo. Dopo le superiori mi sono iscritto ai corsi professionali dell'ambito del liceo Germana Erba e lì ho studiato e mi sono formato. Però ovviamente fin da piccolo ho sempre voluto fare questo mestiere, mi divertivo proprio. C'era un piano B, c'era un'altra opzione, un'altra passione quando eri piccolo che avresti voluto Sì, assecondare. quando ero piccolo ne avevo tante, soprattutto in ambito artistico, perché volevo fare. L'attore è stata la prima comunque, cioè quella più forte. Poi disegno Ah. ancora adesso, quando da piccolo, insomma, Che c'era anche la stile scelta. hai nel disegno? Molto creativo, molto Ah, quindi paesaggistico. proprio quadri, Sì, diciamo, pittura su tela. però sì, su tela. Bello. Facevo un sacco di inquadernetti, insomma, Ah, c'era la scelta, proprio. la possibilità di poter fare il liceo artistico da piccolo, poi ho scelto il linguistico, un'altra strada. Che è utilissima, diciamo. Che Sì, lingua hai sì. studiato al liceo? Studiavo inglese, francese al liceo, inglese e spagnolo all'università. Infatti ora so Lingue. dire hola.
Hablamos en español, si Hablamos quieres. En español, sì. Vale. Con questo Tra questo sbaffo. I più affezionati di Granelli sanno anche che ho intervistato degli attori spagnoli sì. In maniera non proprio. Cioè, vattene a vedere, ti fai grandi risate. Sì, però devo approfondire perché il prossimo pallino è quello di intervistare attori spagnoli, inglesi, insomma, c'è tanta roba. In bellissimo. L'inglese lo parli bene tu? Sì, me la anche cavo. Anche se lo devi dire per forza, perché se ti chiamano per un film certo, inglese, madrelingua. Madre pure, cioè. Certo. No, beh, inglese. Certo, lo devi allenare sempre. Ho vissuto 3 mesi in Irlanda, dopo le superiori proprio. C'è stato un periodo, ti no. Trovo questa cosa che è carina, come, cioè, che è particolare. Irlanda. Dublino, dove? Vicino, si chiamava, no, in provincia di Galway, Ballinasloe. Ti volevi prendere il fatidico anno sabbatico oppure? Ho vinto il Master dei Talenti, dopo le superiori. Bene. E ho vissuto 3 mesi in cui ho lavorato. Nel senso che prima abbiamo fatto... Quindi eri bravo a scuola. Hai vinto sto ma che circuito era il master? Era diciamo su lingue, su inglese appunto, e poi c'erano tanti requisiti, insomma, e io ero uscito dalla Lizza. Se non sono andato, c'erano anche altre cioè, scuole. Sì. E abbiamo vissuto prima in un paese, poi io ho chiesto espressamente di stare da solo e non con altri compagni, perché no, così imparavo di più l'inglese. Sì, effettivamente mi è servito un sacco. Infatti nella settimana abitavo nella casa, nella villa di questo capo, dove aveva altri dipendenti, dove non capivo niente per i giorni perché gli irlandesi masticano un sacco, mamma mia. Sì. Io, dai, il British stretto è difficile, figurati. Sì, è difficile, però mi ha aiutato un sacco quell'orecchio. E nella settimana vivevo lì e poi nel weekend andavo a Dublino a trovare gli altri amici. Ed è stata un'esperienza bella formativa e pensa... Ma che facevi lì? Cioè, qual era il tuo scopo? Stavo in un ufficio. Stavo in un ufficio, però insomma... Ah, quindi avevi proprio un lavoro tipo uno stage? Sì, tipo uno stage, però effettivamente come se fosse un tirocinante, insomma. Era un'organizzazione di festival, si chiama OIFE, me lo ricordo. Che bello, quindi sempre in ambito artistico. Sì, si organizzava festival, cose... Però insomma, stare dietro un buon ufficio mi stava un po' stretto. E c'era questa cosa che facevo. Un giorno sono andato in bagno. Andavo in bagno e c'era un'altra porta. Ho aperto questa porta e ho trovato un teatro. Wow! Un teatro. Io ogni volta che andavo in bagno, e te lo giuro, andavo in questo teatro da solo. Cioè, dal bagno c'era la porta del teatro? C'era, da una parte, questa è una roba stranissima. Da una parte c'era la porta del bagno, dall'altra parte c'era una porta. Un giorno ho detto, beh, vediamo. Sono curioso, è entrato e vedo un teatro vuoto, non c'era nessuno, e piano piano passo quindi più era povero questo tizio che vi ospitava. Sì, diciamo così, cioè, un teatro dentro... Faceva degli spettacoli privati. Ma credo, non lo so, era anche bello, cioè, circolare, sembrava all'italiana, e un sacco di pose, era bellissimo. E io ogni volta, da quando l'ho scoperto... Quando andavo in bagno, insomma, facevo una pausa, me ne andavo lì e iniziavo a recitare. Non avevo mai recitato in teatro prima d'ora, cioè in quel periodo, perché avevo 18 anni, così. E però stavo lì in questo teatro e mi divertivo da solo a immaginarmi un domani. Quindi già avevi capito che era quella la strada che avresti voluto prendere. Beh, ho avuto anche dei segnali, forse, ah. Però tipo questo qua allora, questo sì. Lo sento come segnale. Però sì, comunque mi ha rinseguito questa passione che comunque... Avevo un attimo perso di vista nel periodo delle superiori, poi ho vinto il Sotto 18 Torino Film Festival con il mio cortometraggio, sempre perché mi divertivo a fare... Ma facevate che... Cineforum o qualcosa del genere al liceo oppure proprio niente? Forse nell'ultimo anno ho partecipato a un laboratorio con un regista francese, poi... Julien, che ha fatto un cortometraggio, che deve starci anche su YouTube da qualche parte, e ti ha preso ovviamente come protagonista. Sì, l'ho preso come protagonista e ho iniziato lì così. Certo. Quello che è stato proprio il primo. Poi contemporaneamente stavo facendo questo cortometraggio che ti dicevo, che si chiama Un'altra opportunità. Mm-hmm. Si vede su YouTube, sono piccolissimo. Ma sempre fatto insomma a livello semi-amatoriale? Questo sì, l'ho fatto con una macchina fotografica compatta, ho messo... sulla regia, attore, le musiche. Quelli sono i momenti più belli, perché sono proprio i momenti del sogno, sì, diciamo. Guarda, sì. Cioè, a me vengono i brividi quando penso a quel momento, perché
E poi quando poi hanno detto che avevo vinto è stato proprio, cioè, dal nulla. Hai vinto con questo cortometraggio che hai fatto tu? Sì, Wow! ho vinto il primo premio del Torino Film Festival Under 18. Ammazza! E quella è stata la grande Vabbè! soddisfazione, mi ha fatto capire, mi ha dato la scintilla, cioè forse posso anche mettermi su questa cosa qua. In famiglia come l'hanno presa questa tua No, decisione? benissimo, Bene. cioè, bene, nel senso che mio papà mi ha iscritto ai corsi professionali, perché io sono un po' distratto, cercavo un corso di Vabbè. recitazione. Quando sarei tornato dall'Irlanda, che sarebbe stato poi settembre, volevo iscrivermi a un corso di recitazione, ma non sapevo bene cosa, dove. E lui ha trovato questo corso qui, al Liceo Germana Erba, e ho iniziato, e quindi, insomma, mi hanno sempre spronato, sempre capito che Che c'era bella questa questo. cosa. Quindi non ti hanno mai detto che era una strada troppo difficile da perseguire, che uno su mille ce la fa e dura la Non me fatica, l'hanno mai la fatica. detto perché mi hanno sempre Trovati un lavoro creduto. serio, non te l'hanno mai detto. No, perché hanno Bello. sempre creduto, insomma, che uno possa avere anche la testa per capire che è vero che nessuno, che insomma, che non tutti riescono. Infatti, comunque, ho fatto anche l'università. Ah. Nel senso che uno si apre tante strade che poi comunque coincidono. Ma i tuoi avevano qualche velleità artistica oppure zero? Amanti dell'arte. Mia nonna è più l'artista, però insomma, autodidatta, ha imparato a suonare la chitarra, la fisarmonica, non più l'artista. Mio papà mi ha insegnato la chitarra, ma non sa fare quanta fretta, ma dove? Come tutti, Però diciamo. insomma. Vabbè, bello, bello. E avevi un buon rapporto con tua nonna? Sì, Hai, lo so. no, sì, ho un buon rapporto con mia nonna. Salutiamo la Adesso, nonna. nonna Anna e nonna Rosy, che La sono. prima fan, la fan numero Ma uno. sono E non si perde una puntata del Paradiso delle non si perde Signore, la te puntata del credo. Paradiso. E ogni volta che guardavamo la TV a casa, mi diceva sempre: oh, un giorno tu stai lì, poi Le vediamo, nonne speriamo. Adesso è contentissima te che. credo. Poi cioè, gli piacerà sicuramente, già forse se lo vedeva anche Sì, prima beh, certo, di si ricordano quegli anni. te. Esatto, i suoi anni più o meno, Sono i no? loro Gli anni 60, quindi. 60. Tra l'altro, recentemente ho scoperto che Gianni Morandi già, insomma, aveva successo in quegli anni, quindi Sì, probabilmente c'è una scena esatto. infatti che proprio che Che loro. parlano di una canzone di Gianni Esatto, Morandi. anche io ho fatto una scena che lo nomino. Bello, sì, Madonna. Era all'inizio, forse, però Sì, sicuramente era l'inizio, era già. 63, Ah, mamma mia, capito? mamma mia. No, mia nonna si guarda le puntate in diretta più su RaiPlay la stessa. Perché Addirittura, sa sì. usare anche l'iPlay? No, l'amo E mio mi ha amore, dai. insegnato per forza questa Ma se lo cosa. vede sul cellulare o sul Se lo televisore? vede sul televisore, mi ha messo il televisore apposta Wow! dove si vede su YouTube tutte le. Questa cosa la vedrà su YouTube, Allora, quindi. salutiamo, come si chiama tua nonna? Io ho due nonne, nonna Anna, lei è, insomma, Nonna ama l'artista. nonna dell'artista, Ciao nonna Anna, hai fatto bene a credere in Elia. e nonna Anna è quella calabrese. E Ok. nonna Rosy, dalla parte di mia mamma, Torinese. ciao nonna, loro Ciao sono nonna Rosy. salernitani. Ah, E io salernitani. c'ho un mix Quindi tu molto. sei, cioè, ti sei trovato per Per caso a caso io Torino, sono diciamo. I qua. tuoi genitori si sono trasferiti a Torino e sei nato tu. In realtà anche i miei genitori sono nati a Torino. Ah, ok. Però tutti i miei nonni appunto sono proprio di giù, ce l'abbiamo, Quindi sono. sono stati i nonni che si sono trasferiti a Esatto, Torino. esatto, esatto, esatto. Però mio padre soprattutto ha sempre fatto, è vissuto anche in Calabria. Tornate spesso in Ma Calabria? in realtà sono un po' di anni che non ci vado, saranno tipo anche una decina d'anni, insomma, vado, sì, anche a Salerno, sia in Calabria che a Salerno. Vabbè, insomma, prima o Però mi poi. piacerebbe Però le nonne le tornare. vedi? Sì, loro Ah, le vedo. salgono, che fanno? Qua Salgono. a Roma, dici? No, a Torino. Ah, no, no, ma solo a Ah, Torino. vivono Sì, a Torino. vivono a Ok, Torino, no, vivono a Torino. Poi in fantastico, Calabria ho mille fantastico. cugini, Ah, mi spuntano ogni ok. giorno. Anche qua a L'estate, il Roma, così. mare, Anche qua a Roma ce ne sono dei cugini. eh? Ah, Sì, vedi, una famiglia numerosa. sì, molto numerosa. Pensa che la prima puntata del Paradiso, ce la siamo visti tutti quanti col telefono su WhatsApp, in A videochiamata, commentare, loro beh, si sono ritrovati tutti certo. a casa, bastava che io uscivo Brava, è il nostro cugino! Ma parli di cugini perché non hai fratelli No, anche oppure. fratelli, Ah, anche ok. fratelli. Sì, Quanti ho fratelli? due fratelli, ho un fratello e una sorella, più piccoli. Io Quindi tu sei il più grande. sono l'esempio. Io Figa, sono un grande sempre. esempio. E loro stanno seguendo le tue orme oppure. Mio fratello, no, Ah! mia sorella fotografia, Bello. lavora e poi sta studiando fotografia.
Invece mio fratello A Torino. a Torino, sì, sono a Torino. Il mio fratello si è diplomato adesso quest'anno e Ah, lui, sì, piccolissimo. ci passiamo 18-19 giusto anni. 10 anni, sì, 18 anni. E lui sta intraprendendo la carriera di cantante. Sì, Ah, ma però anche lui ha fatto dai. qualcosina, una pubblicità, mi piacerebbe anche fare Canta qualcosa. bene. Sì, lui canta bene, ha un gruppo, ha un suo stile, sta cercando di affermarsi piano piano, insomma, Insomma, quello che gli 18 piace anni, vai ad adesso. amici, li sta facendo i provini, Sì, sta facendo amici, i provini per i scatto, mi concorsi, raccomando, bravo, insomma. bravo, continua così, così sarete i nuovi Fiorello, Roberto, insomma, i nuovi fratelli, Magari, gli Oasis. oppure Valerio Bertè, Martino, insomma, ce ne sono di esempi nella storia. Bene, 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 tu invece stai sbocciando, però lavori già da parecchio, Sì, insomma, no? Parliamo proprio di questa cosa, cioè appunto hai finito, hai iniziato questo corso a questa scuola celeberrima di Torino, esatto, lì c'è Gemma Lerba, sì. esatto, dove sono usciti un sacco di attori, sei uscito anche tu, e poi hai iniziato, sei entrato in questa compagnia teatrale. Sì, diciamo che dopo mi sono formato un paio d'anni nella scuola, al secondo anno poi mi hanno, diciamo, Immagino corsi mutato. intensivi dalla mattina alla sera. Sì, esatto. Un professionale che comunque ti lasciano l'attestato professionale di attore, danzatore jazz musical, danzatore contemporaneo, ce ne sono tanti in Quindi ci sono tanti parecchi ambiti. corsi Sì, anche ballo, canto esatto. a Poi 360 sì, gradi. più specialistici o comunque che prendono tante materie a 360 gradi. Infatti ho visto che nei tuoi spettacoli tu fai tutto, non reciti, ma Sì. canti, non solo reciti, ma canti, Sì, balli, ma perché oggi bravo. bisogna sapere comunque sia mischiare le tre discipline, canto, ballo e recitazione, comunque vanno di pari passo. Poi chiaramente uno più un ballerino, più un attore, più un cantante, però più cose sai fare, più chiaramente è a tuo favore. Poi voglio dire, se hai una voce discreta, insomma. Sì, e poi comunque la voce si educa, Vero, ci vero anche sono questo. Si gli studia. Stonate insegnamenti, si studia, perché mi hanno anche sempre detto che non esistono, diciamo, persone in stonate, natura. che tu puoi con lo studio, con il lavoro sulla voce, puoi comunque arrivare a un livello base, cioè un livello buono anche. Quindi tu non hai proprio, una volta finito questa scuola, non hai pensato di buttarti subito sul cinema, sulla fiction, hai pensato prima al teatro? Ma allora sì, perché ti dicevo, mi hanno notato nella compagnia di uno spettacolo, ho iniziato col primo spettacolo che era una commedia di Plauto, che faccio tuttora con un gran successo di pubblico, quelle che hai visto su Instagram, insomma. E ho iniziato piano piano e piano piano il pubblico si è affezionato, hanno puntato tanto su di me, devo ringraziare Gian Mesturino che ha voluto puntare tanto su di me, sulla figura del servo astuto. Tant'è che ho fatto anche la tesi di laurea sulla figura di Plauto. Mi sono Eh innamorato di beh, Plauto, certo, il tuo primo nel primo ruolo. ruolo. Plauto, insomma, mi ha insegnato tanto, mi ha dato tanto. È un personaggio che mi ha permesso veramente di essere anche apprezzato a Torino, in Piemonte, per questa figura, perché diciamo di commedie plautine ne abbiamo fatte circa una decina, ogni anno a È tipo rotazione. satira, diciamo, come Sì, beh, è tipologia. una farsa, è una farsa, è molto molto divertente, come era Plauto ai tempi, e noi ci divertiamo anche a modernizzarla con qualche battuta, con qualche riferimento All'attualità. moderno, e alla gente piace un sacco Quindi, questa insomma, è una cosa. Esatto, compagnia Torino Spettacolo, è una compagnia importante, sì. una compagnia storica da quanto È una compagnia storica, tempo? Da parecchio, tanti, tanti tanti anni, anni. tanti anni. Sono cresciuto al Teatro Alfieri di Torino, al Teatro Gioiello, adesso al Teatro Erba, con tutti gli spettacoli Devo venire, che. basta, ho deciso. Quando vieni a Torino, per Vengo a forza, vederti come assolutamente. no? Vengo alla compagnia Torino Spettacolo, che scherzi, cioè verrò Ah, sicuro a sei ospite parlare. d'eccezione. Poi Grazie, facciamo magari facciamo vedere gli qualche stand video, dietro backstage, assolutamente, ah, a tutti gli quello è attori, bellissimo. figo, figo. Sì. E, insomma, tanto, tanto, tanto teatro, 200 spettacoli all'anno, benedico. Ma Certo, di ora. notte a volte mi sveglio che non so chi sono, È devo certo, perché poi dirlo. dovevi studiare svariati copioni Sì. contemporaneamente, quella Allora, il è un'altra massimo che è sfera stato in un mese è 10 spettacoli diversi, cioè da fare. Mamma 10 tipologie mia. di spettacoli diversi. Ti allena la mente un sacco, cioè, nel senso io proprio mi accorgo che la memoria
ce l'ho bella, bella forte, anche perché comunque l'ho allenata, l'alleno sempre, ed effettivamente sì. E non ti pesa per niente questa cosa di studiare tanti copioni, no. Ma mi piace perché mi permette di fare più cose, essendo che sono stato abituato a fare tante cose diverse, adesso Le stai mettendo in le pratica. metto in pratica e mi piace proprio questa cosa qua. Ma Sì. bello. E poi comunque i 200 spettacoli ti permettono anche di mantenerti, insomma, economicamente. Certo, io comunque Perché faccio questo mestiere e lo faccio da hai iniziato 5 anni, 5, subito. 6 anni, tutti. Sì. Infatti un'altra cosa, appunto, prendendo spunto proprio da questo che hai detto, un'altra cosa su cui tu ironizzi molto, perché tu poi scrivi anche alcuni monologhi, Sì, cose anche che... spettacolo. Ah, scrivi anche Sì, gli sì, spettacoli, sì. infatti avevo notato, si vede tutto, andatevi a vedere anche il canale YouTube, perché ha veramente tanti video, e tu appunto ironizzi anche molto su questo fatto che molti parlano della recitazione, soprattutto quando non sei Ah, ancora, beh, quando sì. non Esatto. diventi famoso, quando non diventi un volto conosciuto al grande pubblico, ah sì, vabbè, un bel hobby, ma poi che fai nella vita? Ti è No, capitato è storie vere, ma tutti i giorni, tutti i tutti i giorni, giorni? tutti i giorni. Ma è un po' degli artisti, non solo teatro, Sì, ma anche la recitazione, musica. sì, qualsiasi cosa comunque. Non la Perché? prendono mai come... No, non c'è questa cultura del mestiere dell'attore, dell'artista. Appunto, come dicevi, se ti vedono poi magari in TV, se ti vedono sempre, allora dicono: ah, cavolo, allora quello sì che è un attore. Però se non ti vedono, non pensano, non tutti ovviamente, però c'è una grande fetta di Sì, persone certo. che non pensa che invece sia un lavoro, perché uno può vivere tranquillamente di questo, ed è così. Però sì, evidentemente, me l'hanno chiesto un sacco di Ma è vero, bisogna volte. anche educare un po' le menti su E sì, questo. è semplicemente educazione, cioè Sì, ignoranza, esatto. educazione, Anche ma. perché la cultura dell'Italia, del bel paese, nasce, cioè proprio si sviluppa sull'arte da Ma certo, sempre. ma Cioè, noi alla ce l'abbiamo fine, dentro, cioè. le persone più importanti del passato erano tutti artisti, cioè poeti, scultori, scrittori, appunto romanzieri, insomma, attori. Cioè. Sì, ne abbiamo veramente un'infinità assurda, però sì, forse bisogna iniziare dalla scuola. Sì, può darsi, può darsi. Ma anche e soprattutto dall'educazione familiare, perché tu sei stato molto fortunato con i tuoi genitori, che evidentemente erano persone molto aperte, ma e magari oggigiorno, siccome cioè le nuove generazioni sono sempre un po' più aperte, i nuovi ragazzi sono molto più fortunati, però già la mia generazione era ancora quella generazione dove i genitori dicevano, insomma, non erano poi così favorevoli a mandare i figli a studiare nelle scuole di recitazione, di regia o comunque dell'arte in generale, proprio perché sicuramente loro si preoccupavano dal punto di vista Economico economico, di un futuro. perché poi è anche vero che molti attori di teatro sono sfruttati tutt'oggi, cioè diciamolo perché ancora così in compagnie magari più amatoriali, meno importanti, c'è ancora il discorso che vengono un po' sottopagati, che non vengono pagate le prove, cose del genere, insomma, molte volte proprio da loro non viene considerato il lavoro dell'attore, da quelli, insomma, ai vertici, tipo i produttori o i Beh, registi ma teatrali. purtroppo, cioè, nel senso, mi sento di parlare anche a 360 gradi, molti giovani vengono, tra virgolette, sfruttati, anche ho avuto, diciamo, esperienze di amici o anche mie, di tirocini, queste qua, Vero, vengono vero. riconosciuti, meno. Ad esempio la pratica forense che io ho fatto non era pagata, cioè 2 anni tu devi praticamente lavorare dietro un avvocato No, non certo, si dice pagato. sempre i giovani giovani, però poi al momento Esatto, molti cioè non almeno rimborso investono. spese, qualcosa, cioè bisogna, alla fine un lavoro, almeno studia Certo, tanti sì, lo anni. sai, richiesta esperienza di 30 anni, ma io Bravissimo. ho 30 anni. Speriamo che insomma si migliori un po' questa Speriamo, situazione, dai, si io punti sono di più. Sì, positivo, sì. assolutamente, assolutamente. E tu hai avuto esperienze in tal senso oppure ti è sempre andata bene dal punto di vista Allora, a lavorativo? me è sempre andata benissimo perché sono cresciuto con l'accompagnato di uno spettacolo, sono cresciuto lì, mi hanno proprio, è una famiglia per me Coccolato. lì, quindi chiaro che sto benissimo, però ne so e sono stato fortunato perché sono fortunatissimo perché di fare tanti spettacoli Hai ho amici, avuto. ho tantissimi amici, colleghi che comunque non tutti riescono, ma Riescono non perché non sono bravissimi, è a... È solo perché quello il bisogna problema. trovarsi in certe
verità, cioè non tutti riescono poi a dare lavoro concreto. E quello sì, bisognerebbe investire di più, bisognerebbe avere... Non so cosa bisognerebbe fare, però insomma... Bisognerebbe fare. Di cose, più, di esatto. Più. E poi insomma praticamente oltre al teatro, tanto teatro, hai fatto comunque anche le tue esperienze cinematografiche, perché so che eri citato in Sul più bello e in Ancora più bello. Esatto. O che non so, nel terzo forse no. Nel terzo c'è una telefonata. Ah ok, quindi il tuo personaggio c'è, però non c'è. Sì, tra l'altro ho avuto la sfortuna di uscire proprio in piena pandemia. Infatti io ho iniziato... a lavorare al cinema nel pieno lockdown, 2020 all'inizio, è stata una bellissima esperienza. Nel secondo poi ho conosciuto Giancarlo Combale, nel secondo ancora più bello, nel primo c'era Giuseppe Maggio, tutti e due bravissimi, i film sono andati benissimo, una bella idea è stata questa qua, uscire al cinema in un periodo particolare, ha fatto veramente... un ottimo successo. E adesso è su Netflix, quindi se ve li siete persi. Sì. Poi hai fatto anche Cuori, insomma. Ho fatto anche Cuori, una giornata, insomma, c'è un giornalista, con Daniele Pecci, che mi prende quasi un po'. Ah, bene. Vabbè, che il giornalista un po' rompi. Tra l'altro abbiamo visto che ci sono dei giornalisti rompiscatole anche nel Paradiso delle Signore in questi giorni, quindi insomma il giornalista non fa una bella figura nelle serialità. Sì, ecco. lo mettono un po'. È difficile fare giornalista, è difficile. È vero, perché bisogna accontentare un po' tutti, bisogna accontentare l'ospite, però accontentare anche Io stimo i giornalisti, te poi... Insomma. Grazie, anche se non sono un giornalista, però si chiamano la stessa. No, grazie. E la stima è reciproca, lo sai, anche perché io ospito soltanto persone che mi piacciono. Questa libertà, persone che ritengo veramente abbiano un valore aggiunto, e tu sicuramente ce l'hai. Come del resto, tutti gli attori del Paradiso delle Signore siete uno più bravo dell'altro. Ma poi sono professionisti pazzeschi. E poi ti trovi veramente bene, perché l'ambiente poi dove lavori tutti i giorni, soprattutto come in Paradiso, è difficile se non ti trovi con le persone. C'è proprio l'ambiente, cioè tu comunque entri e sei carico di energia positiva, non esci scarico, esci con un bagaglio comunque di colore, è bello questa cosa. E anche tanti amici, perché poi alla fine diventate un po' amici, perché lavorate dalla mattina alla sera, tutti i giorni, diventa una bella famiglia. Lavoriamo, mangiamo insieme, al mese ci ritroviamo tutti, facciamo delle cene, insomma siamo proprio amici, poi è chiaro che si diventa amici. E tra l'altro gli ascolti li stanno premiando ogni giorno di più, perché gli ascolti stratosferici, toccare il 22% di share, che voglio dire, cioè per quella fascia oraria, alle 4 di pomeriggio, cioè non avete rivali proprio, in assoluto. No, quella è una cosa bellissima, quando arrivano ti dicono, mi hai fatto, l'altro giorno mi hai fatto anche 23 voglio, sono contentissimo, la gente è contenta, poi... Adesso ti iniziano a riconoscere per strada? Ancora non ho avuto questa cosa qua, nel senso che tutti a Torino, ovviamente sì, quando torno a scuola tutti mi chiedono, insomma. Però qua ancora a Roma ancora non mi è successo, ma perché sto, faccio lavoro a casa, tra l'altro, esatto. Uscendo, tornando a casa, no, però l'altro giorno, quando ancora non potevo dire che ero in Paradiso, in treno mentre tornavo, a fianco a me, davanti a me c'erano due coppie che stavano guardando su Replay Paradiso. Che bello! Volevo dire, guarda, ci sono io! Che bello! Tra l'altro è uno sport molto utile, lo sto facendo anche per seguirvi, perché ormai li conosco quasi tutti, quindi vi seguo appunto sul cellulare, anche nei tragitti per andare e tornare. Ah, beh, mentre vado e torno, certo. È bellissimo, invece di leggersi un libro uno si vede il Paradiso del Signore. Certo. Anche perché poi su Replay puoi mettere on demand, cioè puoi scaricartele. Quindi ah anche sì, se te lo guardi con voi, la missione. Io me lo guardo quando torno a casa dopo lavoro, quindi si guarda in macchina nel tragitto. Dopo ovviamente salti tutte le altre parti e ti guardi solo. È successo quando sei di fretta che hai tutta la giornata e ti vuoi vedere, però non più mi guardo anche. Bene. E insomma, tantissima roba adesso, perché insomma stai gestendo teatro e il Paradiso delle Signore, dove ti auguro una lunga strada, perché il tuo personaggio di Vito è un personaggio veramente molto interessante. E ti sei trasferito quindi da poco a Roma.
Sì, ho trovato casa, è stato facile perché Roma è veramente difficile. Non è stato facile. Ci ho messo un pochino, è stato 2 mesi. Perché tu quando hai iniziato a lavorare sul set? Io inizio da 4 luglio. 4 luglio? Ah, proprio il giorno dell'indipendenza, sei arrivato tu. Sono arrivato. Quindi proprio nel caldo più totale. Nel caldo più totale abbiamo girato delle scene. Quelle che stiamo vedendo adesso. Nel caldo più totale, cappotti, tu. Però fortuna che comunque io non sono tanto... Cioè, il caldo non lo sopporto, il freddo un po' di meno, infatti magari adesso dico tutti fanno un freddo micidiale. Però ragazzi, io a Torino arrivo con il piumone a casa. Infatti sei ben abituato, diciamo. Ma sì, sono arrivato con i giubbotti, ma qua veramente qua, in giro. Qua è estate ancora, è veramente assurda questa cosa. Sì, infatti, cioè, infatti lui è venuto con 1000 strati. Ma proprio sì, la sciarpa, il cappottone, perché non sai mai, cioè così io pure, mi faccio certe sudare quando esco, che proprio non esiste. Io ancora un altro pianeta. Però insomma... Però poi sì, ho trovato comunque casa. Faccio avanti e indietro. Ti sta piacendo Roma? Era la prima volta? C'eri già stato o è la prima volta? Allora, ho fatto... Non ci sono mai stato per un periodo più lungo di 3 giorni, diciamo. Ah, okay. Ho fatto qualche spettacolo qua, sono stato al Teatro dei Servi. Ah, famosissimo, bello. Mi sono trovato benissimo, sì. Uno spettacolo che si chiama Shakespeare per due, che praticamente giriamo poi tutta Italia spesso questo spettacolo qua. Perché... Ma ne ho sentito parlare, perché si chiama Shakespeare per due? Perché siamo due attori... E al tempo della peste che si ritrovano a recitare le più grandi opere di Shakespeare solo in due, quindi si alternano tutti i personaggi da Otello a Giulietta. Mi ricorda qualcosa questa cosa di Shakespeare in due, per due, non lo so, vabbè, comunque sì. E comunque torneremo adesso magari su qualche altra cosa qui a Roma anche. Beh, giusto, piano piano. Utilizza anche la tua permanenza a Roma. Sì, sì, fare... sì, mi piacerebbe un sacco, questo spettacolo funziona, lo portiamo dappertutto. Poi Roma veramente ha tantissimi teatri, è sì, proprio bene. La culla del teatro. Sono andato a vedere Gabriella Nanni, che ha fatto Fedra al Quirino, bravissimo, con la Sofia Ricci, bravissimo, questa settimana. Bene, bene, bene. E per il futuro che cosa ti auguri? Cioè, che cosa, dove ti vedi? Non tra 10 anni, perché voglio dire, chissà domani dove saremo in questi tempi. Però, insomma, pensiamo al presente e al futuro prossimo. Che cosa... Ma allora, devo dire che la tipologia di vita che vorrei è quella che ho adesso, perpetuata nel tempo, sempre salendo di più. Perché mi vedo sempre a spaziare tra cinema, fiction e teatro. Teatro, cinema, teatro, fiction. Vorrei fare un'altra fiction, vorrei fare un altro film, vorrei fare altri spettacoli, insomma, forse per me in una giornata fare 1000 cose. Ne abbiamo capito. Mi piace proprio. E vorrei fare, mi piacerebbe fare un film. Il mio obiettivo, il mio sogno, diciamo, chiamiamolo così, sarebbe un giorno fare come ho fatto quel piccolo corto da dove sono partito, un giorno mettere di nuovo le mie idee e fare un film da regista, attore, mettere anche le musiche perché scrivo musica, suono, metterlo tutti insieme, tutto tu. Sai. One man film, fantastico! C'è anche le tue musiche, ovviamente la tua sceneggiatura. Sì. Continui a scrivere? Sì, idee poi ovviamente negli spettacoli. Hai il classico quaderno, agenda. Sì, quaderni, note, poi osservo, sai, andando in giro, pullman, treno, ne vedi di personaggi, ti vengono idee, spunti. E invece, ad esempio, una stand-up l'hai mai fatto? Oppure ti piace lo spettacolo che ho scritto, che si chiama Eliagram. Elia, Instagram, una cosa del genere. Ha avuto un successo 2-3 anni fa, l'ho portato al teatro per la prima volta e poi c'è ovviamente l'ottica di riportarlo, di ampliarlo, perché parla un po' della mia vita in maniera divertente, comica, sì. Musica, tragicomica, come la vita di tutti quanti noi, esatto. Musiche, balli, sketch, video, insomma. Anche lì le musiche sono tue? No, non sono mie. Ci sono anche alcune musiche di Totò, per esempio, un vario tipo, insomma. Sei un appassionato anche del cinema di ieri, diciamo?
Sì, vorrei essere più acculturato, nel senso che vorrei, ho una lista dove me ne segno, le grandi danze. Sì, poi... Io non ho ancora visto Casablanca, per dirtene una. Non ho visto neanch'io, ma ce ne sono, ma lo aggiungo alla lista. Perché... E adesso, grazie a Dio, con tutte queste piattaforme si riesce a recuperarli. Si riesce, però è proprio grazie a queste piattaforme che comunque c'è sempre qualcosa che devi guardare di altro. Esatto. Cioè, poi non sai neanche cosa scegliere. E invece, a proposito delle piattaforme, la crisi del cinema, tu come la vivi da attore che vorrebbe, insomma, entrare anche nel cinema, nel meccanismo cinematografico? Allora, mi dispiace, perché le sale, quando vai al cinema è proprio un altro mondo come quando vai a teatro. Beh. Effettivamente il cinema ha perso un po' di... ha ripreso un sacco. Però non come ai tempi... Magari si concentra magari nel festival, magari nel weekend, settimana, perché magari sei con poche persone nella sala. Secondo me si potrebbe fare, si potrebbe ripartire dalle strutture del cinema, cioè nel senso di modernizzarle, trovare... Tra l'altro l'hanno appena fatto col Teatro Barberini, che è diventato un gioiellino, l'hanno ristrutturato, è bellissimo, in centro a Roma, tra l'altro vicino a casa tua. Esatto, va, ci fanno un sacco di anteprime, di presentazioni, mi sa che... proprio in questi giorni hanno fatto l'anteprima della Stranezza, che è un film che voglio assolutamente andarmi a vedere. Insomma, speriamo che... Questa è una bella idea, allora. Sì, ripartire dalla struttura, da incentivare le persone, perché adesso è chiaro che molte persone stanno più a casa, abbiamo tutto lì. Però... E con questa, diciamo, con tutto questo lavoro che grazie a Dio ti è arrivato, soprattutto negli ultimi tempi, riesci a trovare spazio anche per te, per la tua vita privata, senza entrare nei dettagli, per le amicizie? Sì, no, cioè, riesci ad uscire? Sì. No, cioè, coltivo. Riesci a fare tutto. Il tempo. Tanti e via. Tanti, sì, ormai ce ne sono infatti come qua, tutte le inquadrature. Esatto. Ce ne sono tanti in giro, però se vuoi trovare il tempo, lo trovi. Chiaro che ne hai di meno, magari. Però. Ma le ore di sonno come sei messo? 5, 6, esatto. Vabbè, perché la sveglia, perché ho dormito molto presto. Sì, è vero, ma no, c'è il pick up. Alle 5 e mezzo, alle 6, alle 6, diciamo. Adesso è buio a Roma, alle 6, o no? Sì, no, adesso è già buio, non sembra, perché sembra di essere in estate, però effettivamente è già buio. No, dico, anche alle 6 di mattina è buio. Anche alle 6 di mattina, sì. Una volta ho visto l'alba una mattina, forse era agosto, che mi hanno portato, bellissimo, ho visto l'alba, ho visto Roma che sembrava, era deserta, sembrava metafisica. Te la godi molto, cioè, di più, quello è stato un momento spettacolare. Roma sgombra, come ad agosto, che è bellissima, sì. Infatti tutti quelli che vanno mai fuori. Mai più vista Roma. Vai. Ci saranno altre occasioni. Allora, l'ultima domanda che faccio sempre a tutti i miei ospiti, yes, è, guarda proprio all'obiettivo, e lancia un messaggio, un cosiddetto messaggio nella bottiglia a tutti quelli che guarderanno questa puntata del Salotto di Granelli, un suggerimento, un consiglio o quello che ti passa per la testa a persone, che a ragazzi che come te vogliono intraprendere questo lavoro, non solo ragazzi, perché si può iniziare a tutte le età a fare tutto quello, sì, che si vuole. Assolutamente. Questo è anche un altro messaggio di Granelli da serie e quindi anche del Salotto. E quello che ti passa per la testa? Ma allora, mi collego a questa cosa qua, perché me lo chiedono anche in tanti a volte, ma per me è troppo tardi, molti aspiranti attori, anche magari che sono più grandi, ma non è mai troppo tardi per niente, secondo me, ma posso provare questa cosa qua, anche perché i personaggi, e soprattutto gli attori, bravo, vanno da zero a... Adesso c'è una sovraesposizione di ventenni, basta! Sì, tutti gli attori ormai 18, 17, sempre, certo, più piccoli, no. Però ci sono un sacco di ruoli che vanno ricoperti. Sì, anche ma comunque questa cosa spazia in tutti i campi. Pensiamo proprio allo stesso Tony Servillo, che penso, certo, sia diventato famosissimo da grandi. Sì, ma ce ne sono anche tantissimi attori americani, insomma... Basta essere convinti, intraprendere un percorso concreto che ti dà uno sviluppo concreto, studiare. E soprattutto avere tanta voglia, tanta passione, perché la carriera dell'attore è difficile, è una delle più difficili, perché sì, non sei mai certo di niente, sei sempre lì sulla graticola, anche quando entri in un gran progetto, sei sempre lì a soffrire, se ti riconfermano, se insomma... Certo, non mollare mai, nel senso che deve partire tutto da una grande forza interiore, perché comunque è una vita difficile, è una vita
che ti portano a fare dei sacrifici. Uno da fuori magari non li capisce, però se intraprendi questo percorso comunque ci sono, però devi essere veramente convinto, e se sei convinto veramente buttati. Ce la fai, buttati. Grazie di cuore Elia per questo messaggio e per tutta la chiacchierata che è stata veramente molto interessante. Grazie a voi. Granellini. Oh, me ne componimi una sigla. C'è già stato un mio amico che mi ha composta una, un attore, tra l'altro, che è Gaetano Massimo, non so se lo conosci. Sì, lo conosci. Abita qui. Va bene, mi ha composto già una sigla, ma se tu me ne vuoi fare un'altra. Ha fatto una sigla così a brucio? Sì, sì, per Granelli la serie. No, brucio adesso. Assolutamente. Stavo già mettendo i miei problemi. No, e poi se ci piace la mandiamo in onda. Va bene. Ok? Allora, un saluto a tutti. È stato un piacere. E insomma alla prossima. Guardate Il Paradiso delle Signore tutti i giorni alle 16:05, che ne vale la pena. Guarda, lo sto seguendo anch'io, è fantastico. Un bacio, ciao a tutti, alla prossima. Grazie. Ciao.